Signor Presidente, signor Sindaco, assessori e colleghi consiglieri. Niente, volevo solo esprimere il, diciamo, apprezzamento per questi finanziamenti che hanno permesso ancora una volta di portare avanti una manifestazione come Notteggiando. Finanziamenti che appunto hanno permesso di sostenere una manifestazione che ha avuto il via gli anni scorsi grazie all'impegno, diciamo, in sinergia di Centro Città con l'amministrazione di allora di Centrosinistra, e che nel corso degli anni ha avuto il merito di dare alla nostra città, almeno una volta alla settimana e per 2 mesi dell'anno, la connotazione di città turistica, di città viva, città che dà un'offerta ai propri visitatori e permette agli esercenti e commercianti del nostro centro storico di avere un'occasione importante per proporre a un pubblico diverso e variegato la loro professionalità e la loro offerta commerciale. Una manifestazione che, lo dico anche con orgoglio, è il Comune di Iglesias ad avere proposto per primo in tutto il territorio del Sulcis, per poi essere stato, non dico imitato, ma è una parola dal sapore troppo competitivo forse, però preso ad esempio da altre realtà come Sant'Antioco e come Carbonia. Finanziamenti quindi che sono stati quanto mai opportuni in un momento in cui la manifestazione ha rischiato di non partire. E infatti è partita in ritardo, perdendo le prime 2 settimane. Quindi niente, auspico semplicemente che la manifestazione venga sostenuta anche in futuro per non privare Iglesias di quella che è diventata una manifestazione clou dell'estate della nostra città. Grazie a tutti.